Allora, il personal coach nasce da quando giocavo. È una figura che io ho sempre pensato che fosse necessaria a tutti i giocatori, perché per quanto bravi si possa essere, c'è bisogno sempre di qualcuno che ti dica come fare, che ti corregga, che ti veda dall'esterno, perché noi da soli non abbiamo la percezione di quello che stiamo facendo e pensiamo addirittura di farlo sempre bene. Quindi l'esigenza di questa figura per me nasce già da quando giocavo e adesso sono contento di essere forse fra i primi in Italia, o se non il primo, a immettere questa figura che in America è assolutamente consolidata nel tempo, tant'è che tutti i giocatori professionisti durante l'estate lavorano con un proprio personal coach. Sì, diciamo che possiamo aggiungere a completezza della figura di personal coach anche l'aspetto mentale, perché è importantissimo curare l'aspetto mentale, cioè il capire perché devo fare questo, quando serve, quindi un aspetto tattico che non è sempre chiaro magari nei giocatori. E quindi questo è una figura che integra, diciamo, a 360 gradi il modo di vedere il basket e di concepire il basket. Sì, Standby Team nasce dall'esigenza dei tempi, cioè sempre più squadre sono costrette a chiudere e sempre più giocatori, addetti ai lavori, allenatori e quant'altro sono purtroppo senza occupazione. E quindi nasce proprio dall'esigenza, soprattutto per i giocatori, di allenarsi. Allenarsi, l'intenzione mia è quella di fare qui all'Aipaco, alla palestra Cernic, di fare un paio di allenamenti settimanali per curare l'aspetto atletico, l'aspetto fisico, anche l'aspetto tecnico-tattico, facendo un paio di allenamenti in maniera flessibile, nel senso che ci si accorda quali possono essere i giorni migliori e gli orari migliori, quindi c'è disponibilità in questo senso. Ma soprattutto creare un amichevole, creare una partita dove i non tesserati possano giocare non tenendo conto del risultato, perché anche questa è una cosa che fa stare in campo, fa migliorare, perché si migliora, non dimentichiamolo, giocando il più possibile. L'obiettivo è quello di riuscire a mettere insieme 7, 8 almeno, magari anche 10, 12 ragazzi, per poter appunto disporre di questa squadra che può andare a giocare, a fare le amichevoli in Slovenia, in Austria, fuori regione o anche qua con le altre squadre che ci sono qui, in base anche alle loro possibilità e al loro periodo, perché non è detto che tutte possano fare amichevoli sempre, però abbiamo un bacino d'utenza abbastanza ampio e quindi si può riempire bene una amichevole a settimana. Chiunque può contattarmi, dopodiché verrà spiegato meglio, insomma, tutto quello che c'è da fare. Questa iniziativa ha il patrocinio della Federazione Pallacanestro Friuli Venezia Giulia e anche la collaborazione di Friuli Sport Channel, che oltre a questo spot che stiamo veicolando, faremo anche una rubrica settimanale, aggiornerà di settimana in settimana l'evolversi dell'attività, perché l'obiettivo è quello di allenare sì i ragazzi, ma metterli in condizioni che poi possono essere presi, scelti, tesserati da qualche altra squadra dove magari andremo a fare delle amichevoli che giocheremo contro. Questo è l'obiettivo primario, naturalmente. L'idea è quella di lavorare divertendoci, giocando, mettendo in mostra quelle che sono le nostre capacità, i nostri miglioramenti, divertendoci. Ecco, questa è la cosa che secondo me un ragazzo che vuole fare il giocatore
è la cosa più importante. La prima cosa di tutto è la passione e il divertimento, e poi arriveranno di conseguenza tutte le altre cose. Vi aspetto.